cambia la sosta a Como. Via libera della giunta la sosta breve attorno alla città murata. Il progetto è stato presentato dall'assessore alla viabilità di Palazzo Cernezzi, Vincenzo Bella. Vogliamo agevolare la rotazione degli stalli di sosta a ridosso del centro, spiega Bella, in modo da venire incontro alle esigenze dei cittadini e garantire una maggiore accessibilità agli esercizi commerciali del centro storico, continua l'assessore. I cittadini avranno così la possibilità di parcheggiare il tempo necessario per svolgere commissioni e fare acquisti. La sperimentazione della durata di 6 mesi riguarda le aree a ridosso del centro, il girone che va da Viale Lecco a Viale Varese. Cambiano le tariffe, in particolare aumenta il costo della prima ora di sosta che passa da 1 euro a 1,50 euro. Invariato invece il costo della seconda ora, 2 euro. Ogni mezzo si potrà fermare al massimo 2 ore nello stesso stallo. Al momento del pagamento si dovrà infatti inserire la targa del veicolo e il sistema non consentirà di prolungare la sosta alla stessa auto per oltre 2 ore. Le nuove mascherine alfanumeriche che permetteranno l'identificazione certa del veicolo in sosta attraverso l'inserimento della targa saranno installate sui parcometri di CSU dopo le festività nel mese di gennaio. Al momento sarà aggiornato soltanto il software dei parcometri, spiega l'assessore Bella, così da non superare la soglia delle 2 ore. Il sistema della sosta breve a pagamento è già una realtà in moltissime città italiane e soprattutto nelle località turistiche. Bella ha ricordato la sperimentazione a Bergamo, ma vi sono anche altri esempi da Menaggio all'Isola d'Elba e ancora Pisa e Modena.